Il Teatro Lirico di Cagliari apre la stagione venerdì 2 marzo, scusate, con due prime recensioni, la Turandot di Busoni e Sor Angelica di Puccini. Intanto cresce il numero di abbonati, vediamo. La Turandot di Ferruccio Busoni e Sor Angelica di Giacomo Puccini, in programma dal 2 all'11 marzo, aprono ufficialmente la stagione lirica e balletto 2018 del Teatro di Cagliari. Una stagione che parte con un segno più sul fronte degli abbonamenti. La campagna è ancora in corso, ma registriamo già un buon incremento rispetto ai numeri dello scorso anno, ha sottolineato il sovrintendente Claudio Razzi. L'obiettivo è raggiungere almeno gli 8.000 abbonati tra operistica e sinfonica. Turandot, rarità musicale che sarà eseguita per la prima volta a Cagliari e Sor Angelica saranno rappresentate dal nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari in coproduzione col Teatro del Giglio di Lucca. C'è una scelta intellettuale divertita nell'affiancare un grande classico di Puccini come Sor Angelica e l'altra Turandot. Non la più famosa, l'ultima opera di Puccini, ma la versione di un collega meno fortunato, meno popolare, ma estremamente interessante come Ferruccio Busoni, il grande dimenticato della cultura musicale italiana. Le opere della durata complessiva di 2 ore e 40 minuti circa, compreso un intervallo, vengono rappresentate entrambe in lingua italiana e il pubblico, come ormai tradizione al Teatro Lirico di Cagliari, anche l'ausilio dei sopratitoli, che scorrendo sull'arco scenico del bocca scena, favoriscono la comprensione del libretto. Turandot e Sor Angelica vanno in scena la prima serata, venerdì 2 marzo alle 20:30, il giorno dopo alle 19, domenica alle 17, repliche sino all'11 marzo.